Benvenuti, sono Raffaella Milandri e oggi siamo qui per la nuova puntata di Nativi Americani Ieri e Oggi. Questa puntata è dedicata alle scuole residenziali indiane, è un concetto che effettivamente è venuto alla ribalta dei media solo nel 2020 con la scoperta delle tombe senza nome rilevate dal Ground Penetration Radar in terreni di ex scuole residenziali indiane e in Canada in particolare, quindi centinaia di vittime insomma che sono state rilevate in questi terreni. In sostanza le scuole residenziali indiane sono state una realtà creata dai governi prima negli Stati Uniti, poi in Canada, per portare alla civilizzazione forzata, che in realtà potremmo chiamare genocidio culturale, per forzare appunto obbligatoriamente i bambini, i ragazzi, la gioventù delle comunità native americane in queste scuole. E in realtà è fin dal 1819 che il governo degli Stati Uniti aveva in pratica con il 15° congresso attraverso il Civilization Fund Act firmato dal presidente Monroe, aveva stabilito che insomma dovessero per forza essere questi nativi americani dovessero per forza essere istruiti, civilizzati e dovessero abbandonare quelli che erano i loro costumi selvaggi diversi da quelli occidentali, perché che sia ben inteso, l'Occidente si è sempre ritenuto il migliore di tutti e l'unico capace di portare civiltà presso gli altri popoli. Dunque, nonostante questo Civilization Fund Act sia stato, diciamo, portato avanti dal 1819, quindi questa civilizzazione forzata, in realtà, diciamo, bisogna arrivare poi alla fine dell'Ottocento con Richard Pratt e la Carlisle School, una scuola dove effettivamente questi bambini, questi ragazzini, dovevano, ragazzini e ragazzine, ovviamente stiamo parlando sia, dovevano non solo essere acculturati, civilizzati, quindi dovevano rinunciare al loro nome nativo, non parlare la loro lingua originale, non assolutamente era proibito praticare la loro religione e quindi praticamente dovevano tagliarsi i capelli, cosa ovviamente una delle prime cose da fare, ma insomma oltre a tutto questo questi bambini dovevano dovevano in realtà produrre quello che fosse per lo più manufatti, erano tutti frutti di lavori di manodopera, operaia. Cioè Pratt, lui praticamente era un grandissimo fautore di questa cosa, cioè che non solo insomma appunto questi bambini dovessero abbandonare la loro cultura selvaggia, ma dovessero anche produrre, essere produttivi e quindi in qualche maniera creare denaro per sostenere tutta quella che era l'impalcatura del sistema del Bureau of Indian Affairs, quindi dell'agenzia che curava e seguiva e amministrava insomma le varie riserve e tutto quanto. Bureau of Indian Affairs che esiste tuttora, insomma, anche se per fortuna insomma con delle ingerenze meno pressanti e meno tragiche.
In realtà, quindi, che cosa è successo? Queste Indian Residential Schools, Indian Boarding Schools negli Stati Uniti, diventate poi Residential Schools in Canada, sono diventate uno strumento per gestire quelle centinaia di migliaia di nativi americani, di bambini, e quindi in qualche maniera anche di tenere sotto scacco le famiglie, quindi i genitori di questi bambini. Per riuscire proprio a gestire tutto questo movimento e riuscire a controllarlo, facendo sì che poi in realtà, insomma, i nativi diventassero bianchi, non ci fossero più queste differenze, cancellare le differenze e diventassero effettivamente, occidentali a tutti gli effetti. Quindi lo scopo del sistema era fondamentalmente eliminare quello che è sempre stato chiamato il problema indiano. Ora, diciamo che innanzitutto queste scuole sono partite prima negli Stati Uniti e poi il Canada ha, diciamo, copiato il sistema che era stato così grandemente elogiato, insomma, dal governo degli Stati Uniti, e quindi praticamente questo sistema è stato riportato anche in Canada. Queste scuole in minima parte erano gestite direttamente dal governo, che quindi le amministrava, le gestiva attraverso proprio personale. E quindi ovviamente tendeva comunque a cercare, insomma, di amministrare nella maniera più ferrea possibile, sia da un punto di vista quindi di obbligatorietà, come dicevamo prima, sia dal punto di vista invece della spesa, quindi cercando di amministrarle contenendo al massimo la spesa. Una stragrande maggioranza di queste scuole, parliamo adesso nello specifico del Canada, fu data in amministrazione alle chiese, in primis alla Chiesa Cattolica. Questo perché? Perché ovviamente la Chiesa aveva un sistema strutturato, diciamo quindi una gerarchia, aveva già, insomma, determinate cose. Parliamo poi di Chiesa, cioè nel senso riportata in Canada, quindi la struttura canadese, insomma, della Chiesa. E perché quindi, insomma, diciamo, era ritenuta cosa buona e giusta che ovviamente fosse la Chiesa e fosse la religione maggiormente seguita dagli occidentali, dai bianchi, che insomma fosse la Chiesa a gestire queste scuole e amministrarle in maniera, diciamo, buona, in maniera positiva per questi bambini. In realtà si è creato un discorso molto particolare, nel senso che prima di tutto c'è, cioè, la responsabilità da una parte, quindi è stata del governo, ma da una parte poi è stata anche della Chiesa. Quindi queste scuole residenziali sono state un disastro, nel senso che sono morti migliaia di bambini per tubercolosi, per incuria, sono morti perché erano comunque sottonutriti, e come poi dicono i vari report, a partire dal Median Report in poi, fino ai recentissimi report, insomma, che sono stati sempre report governativi, parliamo sempre di report, e quindi ce ne sono diversi, insomma, che sono stati stilati dai governi, insomma, anche oltre alla manutenzione, ma insomma anche abusi, sia abusi sessuali che anche abusi che hanno portato effettivamente alla morte. E questo è stato tutto documentato nel 2021, la Debaland, segretario degli interni degli Stati Uniti, ha anche lei ha chiesto un report governativo per fare luce su quella che era la situazione statunitense, che non è stata sicuramente meglio di quella del Canada. Ecco, in Canada però, diciamo, si è creato l'occhio del ciclone, il discorso dello scandalo. Adesso, è un discorso molto vario, parlarne in una puntata, per non fare una puntata a fiume, 3 ore,
voglio solo fare diciamo, un occhiello un attimo su quello che è un focus su quello che è il discorso della responsabilità. Perché comunque la Chiesa cattolica in particolare, che non ha certo brillato per, diciamo, un passato fantastico, insomma, negli ultimi anni, perché sono venuti fuori tanti scandali, tante cose, in particolare appunto sugli abusi sessuali sui bambini in Irlanda, in Scozia, in tanti altri posti, insomma, quindi diciamo fondamentalmente. Si è molto concentrata la responsabilità sulla Chiesa cattolica, mentre il governo canadese, ad esempio, ha cercato comunque di approntare fondi e quindi, diciamo, per una sorta di percorso di guarigione e riconciliazione, healing and reconciliation. Proprio perché fondamentalmente, insomma, ovviamente le famiglie, diciamo quelli che sono gli eredi, tutti coloro che sono stati coinvolti, i nativi americani che sono stati coinvolti, hanno poi fatto un'azione, se da un lato si chiedevano le scuse del Papa, ma dall'altro si chiedevano comunque dei risarcimenti per i gravi danni. Subiti. Ecco, a questo punto il discorso delle responsabilità deve essere chiarito e deve essere detto questo, cioè innanzitutto la prima responsabilità in assoluto va ai governi, quindi al governo degli Stati Uniti e al governo del Canada, perché se non ci fossero state le leggi che avessero supportato questo sistema delle scuole residenziali indiane, non ci sarebbe stato un caso del genere. Insomma, quindi diciamo le leggi sono quelle che hanno dato il via, che hanno autorizzato tutto quello che poi è seguito. E questo non deve essere mai dimenticato. Quindi i governi. La responsabilità della Chiesa, la Chiesa ovviamente si è trovata a gestire quello che è diventato già una sorta, insomma, di industria, perché tra, diciamo, le scuole residenziali dove venivano prodotti, manufatti, tra l'altro, insomma, non veniva insegnato ovviamente a questi nativi americani a diventare avvocati, ingegneri o quant'altro, insomma, ma erano tutti lavori comunque di bassa manovalanza. Per le donne, per le bambine in particolare, invece erano tipo lavori di casa, lavori domestici, insomma, quindi diciamo qualcosa che era già studiato fin dall'inizio per lasciarli in uno stato comunque alla base, in fondo al sistema sociale, quindi per non farli emergere. Quindi la Chiesa si è trovata a gestire questo sistema. Il fatto che ci fosse la responsabilità su queste scuole, sia del governo che della Chiesa, delle chiese, ovviamente ha fatto sì che ci fosse un po' un modo di passarsi la palla l'un l'altro, cioè quindi, come dire, no, vabbè, è colpa loro, no, è colpa degli altri, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, hanno cercato sempre di scansare, e questo vuol dire che effettivamente di responsabilità se ne sono assunte poche. Il problema fondamentale sono sempre i soldi, quindi il fatto che queste scuole dovessero produrre e non potessero costare tanto, questo ha portato a far sì che i bambini avessero poco da mangiare, quindi in tanti casi avevano tipo un panino, sandwich al giorno, insomma, per tutta la giornata, nonostante il lavoro, lo studio e tutto quanto, eccetera. Ha portato a prendere all'interno delle scuole più bambini possibili, perché la Chiesa percepiva una quota per ogni bambino che veniva preso in custodia.
E quindi più bambini, questo ha fatto sì che questi bambini non fosse verificato effettivamente che fossero tutti sani, quindi diciamo appunto soprattutto all'inizio del Novecento ci sono stati tanti casi di tubercolosi perché venivano presi bambini già malati all'interno che quindi facevano divampare delle vere e proprie epidemie all'interno di queste scuole. Ha fatto sì che che gli insegnanti non fossero insegnanti qualificati, cioè veniva preso effettivamente chi tra insegnanti, custodi, guardiani o quello che sia, venissero presi quelli che costavano di meno. E questo ha fatto sì che ovviamente chi è andato in maniera volontaria subito a ricoprire questi ruoli sono stati in molti casi dei personaggi dediti alla pedofilia o comunque a diversi vizi. I report e le testimonianze sono veramente terribili, io li ho raccolti proprio perché appunto ho studiato approfonditamente questo problema, questa storia e così via. Dicevo, queste testimonianze sono veramente assolutamente terribili e terrificanti. E ne racconto nel mio libro Le scuole residenziali indiane, in caso appunto qualcuno voglia approfondire. E comunque, quindi diciamo, sono diventate queste scuole residenziali dei luoghi veramente terrificanti per i bambini, ci sono state tante conseguenze, sono state tante morti accertate, altre ancora da accertare appunto con questi corpi che sono stati rilevati e praticamente ancora devono essere poi sepolti nella maggioranza dei casi. E questa situazione nella scuola indiana è andata avanti fino alla fine degli anni 90, insomma. Molte sono state chiuse prima, ma diverse hanno continuato fino a pochi anni fa. Quindi i superstiti sono vivi, cioè se sono sopravvissuti, sono vivi e in grado di raccontare tutto quello che è successo. Un capitolo della storia veramente tragico, per quanto riguarda i nativi americani, è una ferita tuttora aperta. Cose terribili, le scuse di Papa Francesco hanno aiutato, diciamo, a un certo punto a dare visibilità al problema, perché in molti casi era negato a livello pubblico, insomma, comunque non se ne discuteva apertamente e così via, quindi hanno sicuramente aiutato, ma ovviamente non sono la soluzione definitiva, insomma. C'è ancora una lunga strada da percorrere.